Bentrovati ad una nuova edizione di Medical News, il TG della Salute di Medical Excellence TV. In apertura, la scrittura aiuta a vincere paure e pregiudizi fino a rappresentare una vera e propria terapia per l'81% dei malati. È quanto emerge dal sondaggio su 150 pazienti condotto dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Proprio alla medicina narrativa è dedicata Si può vincere, una nuova rubrica del canale Salute e Benessere di ANSA. In collaborazione con l'IOM. Dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti della comunicazione per battere lo stigma, spiega il presidente degli oncologi Carmine Pinto, che è ancora legato alla patologia. Uno degli obiettivi è informare e combattere lo stigma che circonda ancora questa malattia. In Italia ci sono quasi 2 milioni di cittadini che hanno sconfitto il tumore e che devono essere considerate persone guarite a tutti gli effetti. Per questo rivendicano il diritto di tornare a una vita come prima. Novità per il mondo dell'oncologia, messo a punto un farmaco composto da nanoparticelle in grado di penetrare direttamente nelle metastasi causate dal cancro al seno in organi come polmoni e fegato, distruggendole. Il nuovo nanofarmaco è stato sperimentato al momento su topi con risultati definiti sbalorditivi, tanto che si punta ad avviare i test sull'uomo direttamente l'anno prossimo. Il nuovo nanofarmaco si dimostra capace di curare completamente le metastasi polmonari e al fegato in modelli animali, ovvero in topi con tumore al seno. Circa il 50% delle cavie raggiunge infatti la completa guarigione con un equivalente umano di oltre 20 anni di vita senza evidente tumore residuo. Un risultato importantissimo alla luce del fatto che non ci sono terapie attualmente disponibili per i tumori metastatici di origine mammaria o di qualsiasi altra origine. L'obiettivo è dunque iniziare i test sull'uomo nel 2017. E diamo qualche consiglio a chi vuole partire in primavera. Elenchiamo quali sono gli accorgimenti da adottare nel caso si voglia approfittare della primavera per fare una vacanza in mete esotiche. È bene mettere in valigia medicine, protezione solare e repellenti per gli insetti. Se si viaggia in un paese in via di sviluppo, è meglio stare attenti alla cucina locale, mangiando solo cibi ben cotti e serviti caldi, e non consumare frutta e verdure fresche, a meno che non siano prive della buccia. Ed ancora, bere solo bibite o acqua in bottiglia sigillate. Sul fronte dei comportamenti, il consiglio è di usare preservativi in lattice nel caso di rapporti sessuali, evitare tatuaggi e piercing per prevenire infezioni da HIV o epatite B, bere in modo responsabile quando si guida, adottare tutti gli accorgimenti per evitare un incidente. Cintura di sicurezza allacciata, velocità nei limiti e nessuna distrazione alla guida, come per esempio scrivere un messaggio al cellulare. Se al ritorno a casa non ci si sente bene, sarebbe comunque opportuno rivolgersi al medico indicando dove si è viaggiato. E con la bella stagione arrivano anche i problemi. Incubo, cefalea, grappolo con l'arrivo della primavera. Questo disturbo, che colpisce 590.000 italiani, si presenta prevalentemente in questa stagione o in autunno, oppure in entrambi i momenti dell'anno. Il dolore lancinante si estende dalla testa alla tempia, alla mascella, fino all'orecchio, con crisi che durano 15 minuti fino a oltre 2 ore e mezza, sempre negli stessi momenti della giornata. Il 10% dei malati soffre di cefalea, grappolo, in maniera cronica, più di 11 mesi l'anno, con una totale disabilità per le attività lavorative, sociali, ma purtroppo la diagnosi corretta viene effettuata mediamente con 5 anni di ritardo. Gli uomini rispetto alle donne sono colpiti 5 volte di più, anche se il divario si sta leggermente attenuando. Questo disturbo si è scelto di dedicare a livello europeo una giornata di sensibilizzazione proprio nell'equinozio di primavera, il 21 marzo. E questa è la nostra ultima notizia, grazie per essere stati con noi, vi diamo appuntamento ad una nuova edizione aggiornata e vi ricordiamo che potete seguirci al nostro portale web di Benessere e Salute all'indirizzo che trovate alle mie spalle. Alla prossima!